per quanto riguarda le malattie infiammatorie che possono colpire, patologie che possono colpire mani, ginocchia, ma anche altre articolazioni, si può ricorrere alle infiltrazioni articolari. Le infiltrazioni articolari che possono essere, in cui si può infiltrare sia acido ialuronico sia farmaci come cortisonici. Di questo argomento ne abbiamo parlato con il dottor Giovanni Mascheroni in occasione della 33ª edizione del Congresso Nazionale della SIMG in corso a Firenze. Allora dottore, lei in sala, tra l'altro una sala gremita anche di giovani medici, ha parlato appunto delle basi farmacologiche, quindi di tutto ciò che viene utilizzato, che viene infiltrato a livello articolare. E innanzitutto cosa succede alla cartilagine, da una cartilagine normale a una cartilagine artrosica? Che differenza notiamo? La cartilagine articolare va incontro a progressivi fenomeni di degradazione a partire dalla fissurazione, che è il primo aspetto che si viene a creare, con successivi poi passaggi verso la completa distruzione della cartilagine articolare. Questo è il processo cronico a cui va incontro l'articolazione colpita da artrosi. Ecco, e andare a iniettare dell'acido ialuronico, cosa produce all'interno della cartilagine? Che fenomeni riusciamo ad ottenere? Allora, il fenomeno più importante è quello della viscosupplementazione, appunto dato dall'acido ialuronico. Studi tuttora in corso stanno valutando comunque anche la capacità rigenerativa dell'acido ialuronico nei confronti della cartilagine e la proprietà antinfiammatoria che il farmaco viene a dare all'interno dell'articolazione. Appunto, quindi abbiamo un po' specificato come agisce, ma esistono diversi tipi di acido ialuronico. Quali sono i principali? Tra l'altro ce n'è uno di ultima generazione. Allora, i tipi sono a seconda del peso molecolare. Esistono acidi ialuronici a medio peso molecolare, a basso peso molecolare e alto peso molecolare. Le ultime generazioni sono farmaci cosiddetti cross-linkati o addirittura dei farmaci sempre a base di acido ialuronico che contengono al loro interno, sono aggregati in molecole più particolari che formano degli aggregati di acido ialuronico in grado di agire all'interno della cartilagine e di permanere molto più a lungo all'interno della cartilagine. Passando invece ai cortisonici, ecco, quali farmaci abbiamo a disposizione? I cortisonici invece abbiamo a disposizione delle varietà a breve durata d'azione e a lunga durata d'azione e a seconda del tipo di patologia che andiamo a incontrare, fosse essa acuta o fosse essa cronica, possiamo interagire con una sostanza che sia velocemente assorbita dall'articolazione e con una sostanza che permanga più a lungo all'interno dell'articolazione e che quindi poi possa permanere addirittura fino a 40 giorni. Quando è che appunto decidete di infiltrare acido ialuronico e quando invece si ricorre ai cortisonici? Premesso che i cortisonici comunque producono un danno a livello dell'articolazione, in particolare a livello della struttura ossea, c'è la tendenza all'articolazione a perdere calcio e quindi andare incontro a processi osteoporotici, si possono creare anche delle piccole lesioni a livello della cartilagine articolare. Detto questo, conviene comunque utilizzare, sostanzialmente si preferisce infiltrare con acido ialuronico. Il cortisonico si usa soprattutto nelle forme infiammatorie, si usa un cortisonico a rapida durata d'azione nelle forme più acute, se un paziente è giovane si usa cortisonico a lunga durata di azione, soprattutto nei pazienti anziani con la durata d'azione più lunga, in modo che l'articolazione abbia meno dolore, in modo che il paziente abbia meno dolore per il proseguo della sua normale attività quotidiana. Ecco, in sala però avete anche specificato che si può fare una terapia sequenziale con queste due sostanze. Ecco, in che casi la fate e perché questo abbinamento? Allora, diciamo che, come ho detto prima, si può partire rimuovendo soprattutto la parte infiammatoria e quindi usare un cortisonico a rapida durata d'azione e seguire poi con una serie di infiltrazioni di acido ialuronico a seconda del peso molecolare di acido ialuronico utilizzato. Ci sono delle difficoltà che incontrate nel fare queste infiltrazioni e magari dei messaggi che andrebbero dati ai medici che si approcciano adesso a fare infiltrazioni? Allora, direi che ne abbiamo parlato anche oggi,
una tecnica ecoguidata permette sicuramente di arrivare in articolazione, di essere certi di somministrare la quantità giusta di farmaco e nella sede appropriata. Quindi diciamo che la tendenza a lavorare sotto guida ecografica è sicuramente un plus che possiamo dare alla medicina generale per far sì che la terapia venga fatta nella maniera più corretta e nella quantità di farmaco corretta che deve arrivare nel sito articolare.